sono stato in viaggio molto tempo. In piedi sulle dune ho pensato a te. Chilometro Zero è un brano che parla di esperienze che ho vissuto, di viaggi con persone care. E è un brano che parla di traguardi, di arrivi, ma anche di partenze e di riscoperte. E un po' mi sono chiesto in questo brano quale fosse il punto esatto in cui queste due cose si uniscono, no? Un arrivo e una ripartenza. E mi è venuto in mente che appunto a Santiago, quando ho fatto il cammino di Santiago qualche anno fa, c'è questa bella contraddizione, io la chiamo, perché l'arrivo del cammino di Santiago è al chilometro zero, però effettivamente di solito da zero si parte, non è che a zero si arriva. E quindi questa cosa mi ha sempre creato un disequilibrio interiore, finché poi mi sono detto, beh, effettivamente quello è un punto di arrivo, però poi da qui bisogna tornare a casa. Tu arrivi fino al chilometro zero, proprio perché in quel punto lì non manca più nessun chilometro da fare, ma sei arrivato al punto di arrivo. Però devi poi ricominciare, devi fare un altro viaggio per tornare a casa. E quindi forse è proprio quello il punto in cui le due cose si uniscono. Ed è proprio per questo che ho scritto questo brano intitolandolo Chilometro Zero. Del Nilo, fino a dentro il Grand Canyon, steso sopra un vulcano, su un'isola deserta. In bici contro mano. Questo brano è uscito il 6 settembre su tutte le piattaforme di streaming e anche su YouTube con un videoclip. E per seguire questo percorso discografico che sto intraprendendo, potete trovarmi su tutti i social, da Facebook, Instagram, TikTok, come Davide Pagnini. Al kilómetro.